hanno cercato di rianimarla inutilmente sulla motovedetta della capitaneria che l'aveva appena recuperata dal mare, vicino agli scogli dove lei, una bambina di appena 2 anni, era stata trascinata dalle correnti dopo il naufragio dell'imbarcazione sulla quale viaggiava. Il suo cuore non ha mai ripreso a battere, ma ci sarebbero altri 8 dispersi, tra loro ancora 2 bambini, nell'ennesima tragedia avvenuta davanti alle coste di Lampedusa. A raccontarlo i 44 sopravvissuti, sentiti dalla squadra mobile di Agrigento, erano partiti sabato da Sfax, in Tunisia, a bordo di un natante in ferro, colato a picco forse dopo aver urtato uno scoglio. Chi sapeva nuotare è riuscito a raggiungere la costa. A Capo Ponente, 2 migranti sono stati salvati da Giuseppe e Salvatore del Volgo, padre e figlio pescatori. Erano tutte bagnate, abbiamo coperte, messe vicino al motore per riscaldarsi. Abbiamo dato da bere, un po' di pane. Tra chi ce l'ha fatta c'è anche la mamma di uno dei bimbi dispersi. Ieri 11 gli sbarchi nell'isola, oltre 1000 migranti in 24 ore. In 570 erano su un peschereccio salpato dalla Libia. In questo momento presso l'hotspot ci sono 907 ospiti, ma sono in corso i trasferimenti verso Porto Empedocle. Croce Rossa Italiana ha fin da subito fornito assistenza, ma soprattutto supporto psicologico ai familiari delle vittime e dei dispersi e a tutte le persone che viaggiavano con loro. Il 2023 segna già quota 150.000 approdi nel nostro paese, numeri record rispetto ai 2 anni precedenti, e tra le nazionalità di chi sbarca la Tunisia è al secondo posto.